Oh, buongiorno, 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 tre buongiorno. Eh, è un video breve ma una grande rottura di balle. Ve lo dico subito, non guardatelo, non guardatelo, non guardatelo. Tre volte anche questa volta. Si parla di quelle che sono le tendenze di mercato. Eh, incominciamo subito? Allora, prima una breve spiegazione. Eh, quando faccio video come questo quando faccio video in generale eh, non è che devo dimostrare chissà che cosa non devo vendere orologi a nessuno anche perché non ci guadagno niente e non ho orologi da vendere non devo dimostrare che uno è meglio di un altro perché nessuno mi eh, sponsorizza o mi dà dei discorsi in tal senso di conseguenza le cose che dico è perché o le penso o perché sono dei dati oggettivi parliamo di situazione di mercato dati oggettivi non dobbiamo stare qui a raccontare al terzo e al quarto, quello che dico non deve portare da nessuna parte. Il che significa che i commenti sono sempre benvenuti. Io non, non cancello i commenti, non vanno nessuno, ci mancherebbe altro, non me lo permetterei mai. Però cioè, non dobbiamo fare polemiche su tu l'hai detto perché, avresti dovuto dire eccetera eccetera. È un'altra considerazione. Sono troppo vecchio e la scuola l'ho finita da un po' di tempo. Avendo finito la scuola da un po' di tempo non è che devo prendere i voti. Mi fa piacere se qualcuno mi dice il tuo video mi è piaciuto. Mi fa altrettanto piacere se qualcuno ha delle critiche costruttive. Ok, ma non è che mi dovete dire bravo, meno bravo, eccetera, eccetera. Eh, l'ho detto un milione di volte, eh, YouTube è libero. Chiunque può aprirsi un canale, qualunque asino, non a caso ce l'ho io, eh, il canale eh, può aprire il suo bel canale e dire le cose nei limiti della decenza e dell'educazione o oh, non ce lo dimentichiamo mai può dire le cose che, che crede e che pensa e, eh, e non è qui per avere il premio per avere il voto, per dire ti sei comportato bene, ti sei comportato male non è obbligatorio guardare youtube uno lo guarda, il canale se gli piace si iscrive, se non gli piace guarda altri canali, ce n'è quanti volete, dalle paperelle le donne più o meno ignude mica tanto, ma insomma qualcuno sgamellando ce ne infila e di conseguenza, gattini, eh, operazioni alla prostata, eh, auto. Un po' di dati di mercato. È eh, il primo quarter, ok, il primo quarto di anno, cioè i primi tre mesi sono i dati del, eh, dell'orologeria svizzera a eh, fine marzo. La situazione è questa, il primo trimestre il fatturato dell'orologeria svizzera è aumentato rispetto agli anni precedenti, Siamo, abbiamo passato i 2 miliardi di euro che sono grossomodo 2 miliardi e qualcosa di franchi svizzeri, eh, oramai ahimè euro e franco svizzero sono, si sono appianati, parificati eccetera. Andrà sul franco svizzero, quindi se voi che siete grandi investitori, piuttosto che orologi svizzeri, magari vi conviene comprare franchi svizzeri. Ma vedete voi. Ehm, la situazione dell'esportazione fortissimo eh, aumento per quanto riguarda gli Stati Uniti che hanno aumentato del 31,8% eh, adesso si sì, comprano 337,6 milioni di franchi svizzeri e il podio degli importatori per cui i paesi verso cui la Svizzera esporta è Stati Uniti, Cina e Hong Kong Cina e Hong Kong insieme hanno il 34,7% dell'esporto del elvetico quindi capiamoci gli orologi svizzeri vanno in Cina e a Hong Kong mm? ok tanto perché ci capiamo um, il Giappone eh, ecco qual è la situazione però causa pandemia soprattutto i blocchi della Cina eccetera di inizio anno comunque la Cina è scesa del 27,6% e Hong Kong del 9,3% per cui sono ancora in testa ma sono in diminuzione ha incrementato in maniera significativa il Giappone con un più 23,5% e 100, più di 153 milioni di franchi svizzeri Si avvicina cioè a Hong Kong che era a 100 eh, che è a 163,8 milioni. Um, in aumento del 24% praticamente i modelli realizzati con materiali che non sono i consueti, cioè oro, acciaio, altri metalli preziosi o, me, o meno. Ok? Ehm, importante il fatto che crescono a doppia cifra per capirci, cioè in maniera significativa. Gli orologi che hanno un prezzo superiore ai 3.000 franchi svizzeri, per cui aumentano, ma soprattutto aumentano gli orologi più cari un po' di considerazioni, vendita a marzo per materiale, metalli preziosi 37, variazione più 3,1, milioni di, fianchi, di franchi 710,8, variazione più 11%, 37 per mille, 37.000 unità sono state vendute, acciaio 742.000 unità, meno 6%, 789 milioni di franchi più 13,8%, ok? La variazione. Eh, la prima variazione è il numero di pezzi la seconda appunto è in franchi per cui sono aumentati sono diminuiti in, eh, in unità meno 6% sono aumentati del 14% in milioni di franchi per cui si consolida il discorso di prima si vendono di più orologi più cari bene oro acciaio 105,6 unità, 105.600 unità, più 8% in unità, 331,5 milioni di franchi, cioè più 11% la variazione in valore. Altri materiali, 240.000 unità, più 43,6%, ok, 55,8 milioni di franchi che corrisponde a un più 24% del valore, ehm, del valore, per cui sono aumentati del 24% in, eh, in valore gli orologi di eh, altri materiali. Questo è un pochettino un primo quadro generale. Dunque dunque dicevamo che salgono circa del 15% gli orologi in cui il valore è superiore ai 3.000 franchi, eh, 15,8 eh, rispetto al più 13,9 del eh, 21, per cui eh, è una tendenza, sono in flessione del 14,4 per cui una cifra simile, gli orologi tra i 200 e i 500 franchi, per cui aumentano quelli più cari e diminuiscono quelli meno cari. Come mai, come diceva qualcuno, eh, fatevi delle domande. Um, Abbiamo già detto qual è il podio a marzo c'è cioè USA, Cina e Hong Kong. L'Italia è al decimo posto e importa 202 milioni di franchi svizzeri che è il 16% in più del 2021 e 17,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Per cui in questo periodo abbiamo aumentato del 21% rispetto all'anno prima e a sua volta del 17,5% rispetto all'anno precedente ancora. Eh, L'esportazione orolo, degli orologi svizzeri verso la Russia è crollata e crollerà ulteriormente nel periodo, periodo gennaio-marzo del 95,6%. Eh, siamo sotto il milione di franchi con una riduzione di 20,6 milioni di franchi svizzeri. Eh, un mercato che nel 21 era circa l'1% di tutto il mercato eh, svizzero per cui si incomincia ad allineare anche quali sono i vari posizionamenti una cosa importante come sapete eh, grazie alla fine del covid hanno ricominciato ad aprire i vari saloni per cui è stato rifatto Watch and Wonders eh, Times of Watches ci sono dei saloni nuovi eh, insomma il, il movimento in generale è valido ed è interessante, ci si muove. Um, una cosa interessante è appunto che um, per quanto riguarda i canali di vendita in Italia, il, eh, il canale internet copre circa il, in quantità il 38,4% nel 2021 eh, delle vendite totali di orologi e in valore il 27,2%. Uh, il 38,4% di vendite in quantità era il 39,5% nel 2020, per cui in leggera flessione si vendono un po' meno orologi in percentuale su internet, era il 31,7% nel 2019, per cui comunque. Eh, per quanto in leggera flessione, tra il 2019 e il 2021 la quota di vendite su internet è sensibilmente cresciuta perché è passata dal 31,7 al 38,4. In valore invece eravamo eh, al 21,2% nel 2019, nel 2020 siamo andati al 30,4% che significa che un orologio su tre veniva venduto su internet. Ma in valore, ehm, appunto, cioè in valore, mentre era di più, era eh, il 39,5, il 40%, quasi un orologio su due veniva venduto su internet. Mm, in valore sempre contro il 38,4% in numero di pezzi nel 2021. Il valore è 27,2, il che significa che tendenzialmente su internet si vende una, quarta, una quantità significativa di orologi, ma tendenzialmente di valore medio più basso. Gioiellerie e orologerie hanno, invece, eh, per capirci, mh, nel 2019 vendevano il 47% del numero totale degli orologi contro il 31,7 di internet. Nel 2020 vendevano come numero il 41% degli orologi contro il 39,5%, per cui nel 2020 il numero di pezzi eravamo molto vicini. Vendono, hanno venduto nel 21 il 40% di numero di pezzi contro il 38,4, ovvero tra gioiellerie e orologerie e internet il numero di pezzi venduti in pezzi consegnati eh, i numeri sono molto simili. C'è ancora una certa differenza per quanto riguarda invece il discorso dei valori cioè il valore eh, nel 2019 era del 52% del mercato venduto nel canale gioiellerie e orologerie contro il 21%, per cui più del doppio come valore, eh, del 51% nel eh, 2020 contro il 30,4% di Internet e eh, il 56% per cui è cresciuto contro il 27,2% di Internet. In valore il che significa semplicemente un'altra cosa il numero dei pezzi ce la giochiamo il numero dei pezzi più o meno sono ancora di più nelle gioiellerie e oreficerie ma e orologerie chiedo scusa ma comunque eh, il numero dei pezzi è abbastanza simile e di conseguenza eh, in termini generali la, la, la sfida è quella ma il valore capite del singolo pezzo venduto nel canale gioiellerie e orologerie è un valore più alto. Questo aumenta perché comunque si conferma il fatto che in generale il valore degli orologi sta crescendo, cioè si vendono di più gli orologi che costano di più rispetto a prima e che condiziona un pochettino tutto il mercato. Eh, attenzione, stiamo parlando dell'orologeria svizzera, in questo non ci sono tutti gli altri produttori, non ci sono eh, i brand e i micro brand italiani, non ci sono gli estremo orientali, in particolare i cinesi, non ci sono i tedeschi, non ci sono i eh, pochi americani rimasti, eh, non ci sono tutti gli altri, questo è un discorso, non ci sono i francesi, questo è un discorso di carattere generale. Bene, alcune considerazioni. Non abbiamo parlato di smartwatch che sapete sono in costante crescita, tra l'altro le novità adesso prevedono che il gruppo LVMH le, lui Vuitton e compagnia cantante abbia, eh, stia per far uscire un proprio orologio, eh, uno smartwatch. Stesso discorso vale per Google che sta per uscire a breve con un proprio orologio. E I prezzi dovrebbero attestarsi tra i 300 e i 500 euro. Proprio non, non magari pochissimo per un orologio che sapete è fortemente condizionato dal discorso del software orologio eh, smartwatch, terminali di del cellulare ok però uh si usano e sono un mercato significativo. Seconda considerazione. Eh, I dati riferiti a marzo per quanto riguarda l'Italia solitamente vengono fortemente incrementati dalle vacanze. Quando arrivano i turisti stranieri, speriamo che ne arrivino tanto. E insomma, gli orologi in quelle situazioni comunque se ne vendono. Nelle boutique, nei posti importanti, nei posti da fighi dove si vendono anche e soprattutto gli orologi over 3.000 franchi svizzeri. Um, Questi sono alcune Considerazioni di eh, natura generale, un'ultima considerazione: siamo alla finestra a cercare di capire quanto il fenomeno ehm, Moon Swatch influirà. Per adesso sta, eh, facendo, stanno facendo delle figuracce, però ci aspettiamo che riescano a incominciare a produrre, riescono a incominciare a importare, secondo me, fondamentalmente perlomeno i materiali. A questo punto ci si aspettano. Una botta terribile e un rilancio significativo di Swatch che ultimamente traccheggiava. Non dimentichiamoci che Swatch ha salvato eh, l'orologeria svizzera dalla famosa crisi del, del quarzo. C'era una canzone ai tempi: Last Night dei DJ Save My Life e quindi Last Night the Swatch Save My Life. Adesso vediamo se Save our lives o la vita in generale dell'orologeria eh, svizzera. Eh, o forse non solo Svizzera, prossimamente. Eh, attendiamo questi dati. Eh, vi ho dato un po' di dati, sicuramente vi sarete già addormentati e eh, sono bravo a fare le rime, non a caso. Eh, che dire, mm, i dati sono oggettivi e come tutti i dati oggettivi sono fine a se stesso, ognuno faccia le sue considerazioni. Eh, si faccia una domanda, si dia una risposta e poi si cerchi un lavoro di giorno.